Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. I vigili del fuoco del comando di Arezzo di staccamento di Bibbiena sono intervenuti per soccorrere un ciclista infortunato in zona impervia in località La Rocca, nel comune di Poppi. La persona è stata recuperata tramite verricello dagli elisoccorritori del reparto volo di Arezzo, intervenuti con l'elisoccorso Drago, per poi essere affidata al personale sanitario del 118. Maltrattare animali è un reato. Chi ha gettato vivo in un cassonetto questa gattina forse non si è reso conto, oltre al gesto che va oltre la crudeltà, di essere andato pesantemente contro la legge. A lanciare l'appello perché si attivino indagini tramite telecamere e fototrappole per dare un'identità a chi ha compiuto questo fatto sono tutti gli amici del veterinario Alberto Brandi, che ha raccontato la storia della gattina postandone la foto. Oltre a cercare una casa per questa dolce micina, la richiesta è che si passi a indagare su chi ha commesso il reato. C'è fiducia intorno all'Arezzo che sta nascendo. La società sta operando sul mercato per dare a Indiani una squadra competitiva. I prossimi giorni, prima del raduno, saranno determinanti per completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico. Però va detto che fino a questo momento le indicazioni sono positive, perché la squadra ha accresciuto il suo tasso tecnico e i nuovi arrivati sapranno dare sicuramente il loro contributo. Queste erano le nostre breaking news.